e ogni settimana vi racconto le news e i rumors dal mondo Lego. Questa settimana, in particolare oggi, vi parlo dell'annuncio del vincitore della Third Review 2020 di Lego Ideas. E ora sigla! 42. Finalmente Lego ha annunciato il vincitore, di nuovo l'unico vincitore del Third Review 2020, quindi quella review che ha raccolto tutti i progetti da settembre 2000, i primi di settembre 2020 fino ai primi giorni di gennaio 2021, ed è l'ultima review, era l'ultima review del 2020, un anno che ha avuto un'esplosione di progetti: 26 la prima, 35 il super record la seconda e 25 la terza, record poi battuto dalla prossima review che ne ha visti ben 57, che però comunque è un signor numero, 25 progetti. Il vincitore chi è? È il faro motorizzato di Sandro Quattrini, che inizialmente si poteva pensare essere un italiano, invece in realtà è un canadese. Nella review erano presenti progetti interessanti come la casa dell'Hobbit, creata da Felix Stissien, il creatore del Saturn 5, della Fiat 500, assieme a Gabriele Zannotti, e anche in questo caso nel progetto era coinvolto Gabriele per la parte grafica. Era presente la mitica e famosa macchina per l'attack che ci ha tenuto compagnia per tutte le nostre live finché non ha raggiunto i 10.000 punti. Era presente l'Audi creata, l'Audi storica creata da Alexander Rossier, che abbiamo imparato a conoscere negli anni ed essere veramente un esteta, un perfezionista delle opere mock. Era presente il set dedicato al film Jumanji, il primo storico Jumanji. Era presente addirittura quel camion della spazzatura che ha battuto, anche lui ha stracciato ogni record come velocità, perché è stato creato da un ragazzino con un meccanismo veramente interessante per raccogliere il bidone e scaricarlo, ed era stato addirittura notato e pubblicizzato e sponsorizzato da Jason Alleman, non proprio l'ultimo dei mocker mondiali, in poche parole, quindi JK Brickworld. Era presente un'altra casa della famiglia Adams, realizzata questa volta dal creatore del mappamondo Lego, che poi nella review precedente aveva appunto vinto con il suo mappamondo Lego, mappamondo che dobbiamo ancora vedere in realtà. Ed erano presenti tra i nomi, tra le mock un po' di un certo interesse, una dedicata ad Avatar, il cartone animato, non l'Avatar di James Cameron, e una invece dedicata proprio ad Avatar di James Cameron. Quindi anche in questo caso Lego, con 25 progetti, ha deciso di premiarne sempre e solo uno. Che sia un segnale questo per farci capire che, nonostante la quantità di progetti, ne vincerà sempre comunque uno, non lo sappiamo, Lego non lo ha mai dichiarato. Fatto sta che potremmo però ritrovarci questi progetti scartati poi in un futuro Bricklink Designer Program che potrebbe arrivare nei prossimi anni. Non sappiamo ancora che fine farà questo tipo di programma, perché anche il Bricklink Designer Program in realtà è esso stesso una prova, un esperimento che sta facendo Lego con questo formato, per cui chi lo sa, potrebbe essere che successivamente nei prossimi anni, nei prossimi programmi, vengano poi ritirati fuori alcuni dei progetti presenti anche in questa review. Per cui dita incrociate e speriamo bene che quello che non è passato questa volta e che magari poteva piacerci possa finire in questa versione rifatta, diciamo così, di Lego Ideas. Per quanto riguarda invece i prossimi progetti Lego Ideas che dovremo fra un po' iniziare a vedere realizzati da Lego, abbiamo il set della serie televisiva Seinfeld, creato da Brent Waller, il creatore della prima Ecto 1 dei Ghostbusters e della caserma anche dei Ghostbusters, che poi divenne un set ufficiale Lego e non venne utilizzata quella del suo progetto. Abbiamo quello di La casa di mamma ho perso l'aereo, quindi un altro set cinematografico, che erano stati annunciati assieme alla macchina da scrivere che è stata presentata proprio pochi giorni fa, poche settimane fa, per cui ci aspettiamo che i prossimi progetti che vedranno la luce e che di cui vedremo un po' la versione finale sia uno di questi due. Abbiamo poi, come dicevamo prima, il mappamondo Lego, un vero mappamondo tridimensionale che arriverà poi subito dopo, assieme nell'annuncio del vincitore del mappamondo, appunto del mappamondo, c'era anche il set delle chitarre elettriche Stratocaster, che hanno avuto un percorso un po' alternativo, perché erano un contest su Lego Ideas, ma non Lego Ideas vero e proprio, ma è stato annunciato poi che anche queste riceveranno come premio la creazione di un set dedicato.
Infine, gli ultimi due set che hanno vinto il contest Lego Ideas e di cui poi vedremo fra qualche mese la versione finale Lego sono il set dell'anniversario dei 30 anni di Sonic e l'ultimo annunciato appunto nella famosa review da 35 progetti dove ne venne scelto solo uno è Starry Night, quindi la notte stellata di Vincent van Gogh, quindi una versione di un quadro riproposta in versione Lego e di questo noi siamo veramente molto curiosi di vedere che cosa si saranno inventati. In autunno, infine, avremo l'annuncio dei vincitori della First Review 2021, quindi quella che è partita subito dopo, dai primi di gennaio e si è chiusa i primi di maggio, e i cui risultati li sapremo solo in autunno, idealmente fra settembre e ottobre circa. Covid permettendo, come successe nel 2019, prima e unica volta nella storia in cui i risultati vennero dichiarati in live dalla Lego House durante la Fall Day per il weekend di Skerbeck, potrebbe essere che anche quest'anno possa accadere una cosa simile, staremo a vedere. In questa review vi ricordiamo che ci sono ben tre progetti italiani. Abbiamo la cascata di cioccolata tratta dal film Charlie e la fabbrica di cioccolato, abbiamo i trulli di Albero Bello e abbiamo il Lego Technic Scania. Assieme a questi progetti italiani ci sono anche nomi ben altisonanti come ad esempio Zetto Vince con i suoi due busti di Asterix e Obelix o il progetto del razzo NASA SLS che ultimamente sta facendo comunque parlare anche a livello proprio di esplorazione spaziale, quindi non solo a livello Lego. Infine vi ricordo sempre sabato 26 giugno alle ore 18 ci sarà la LegoCon, la convention Lego online in cui fra i tanti ospiti e le tante cose che ci verranno mostrate sarà annunciato anche il vincitore del contest We Love Sport, che è un altro dei contest di Lego Ideas, che però è parallelo appunto al canale Lego Ideas e che verrà annunciato appunto sabato. Per ora è tutto, noi ci sentiamo alla prossima news e mi raccomando, se vi è piaciuto il video un bel pollice su e attivate la campanellina per rimanere aggiornati con tutte le news Lego e tutti i rumors. Noi ci vediamo ragazzi, ciao!